Amici Tradimento, ben trovati da Paolo Corazzone ed una splendida, come sempre, Stefania Cattaneo. Stiamo andando a chiedere alle persone quali sono le loro preferenze per la app del loro smartphone dedicata al tempo. E allora? Sì, vedo che qui c'è un bel casolare di campagna, quindi proviamo magari a suonare e vedere cosa ne pensano. Esatto, famiglia Rossi, io suono. Signor Rossi, buongiorno. Buongiorno. Siamo di Tradimento. Possiamo entrare a farle 2 minuti qualche domanda sulle app dedicate al tempo? Prego. Grazie, signor Rossi. E quindi, signor Rossi, cosa vorreste avere sull'app del vostro smartphone? Allora, bollettina cara, digli cosa vorresti. Ma io vorrei un'app, non so, personalizzata, dove posso scegliere io le concine da metterci, oppure con i grafici. Anche! Mamma mia, che moglie, che ho, che moglie! E a me invece, sapete cosa piacerebbe? Poter scattare una foto e mandarla in giro, così i miei amici sanno subito che tempo fa qua. Cioè, Gigi che mi rompe le scatole, che tempo fa, che tempo fa. Sarebbe possibile? Ma certo, signor Rossi, qui abbiamo tutto ciò che voi desiderate. Sicuramente con la nostra app potete anche scegliere le icone, se realistiche o stilizzate. E poi abbiamo la cover di sintesi, un'immagine a colpo d'occhio dei principali elementi salienti del giorno: caldo, freddo, acqua, sole, neve. E non è finita, anche previsioni ora per ora e a lunga scadenza con l'indice di attendibilità per sapere subito quanto siano precise. Esatto, e per ultimo, ma non meno importante, le fotosegnalazioni. Scattate un'immagine al tempo esterno e chiunque consulterà quella località potrà ritrovare la vostra foto. Ciumia, provi a scaricare questa app di Tradimento. Beh, a questo punto, bollettina cara, scarichiamola! Scarichiamola! Sì, sia per iOS che per Android! Ma questo chi è? Idraulico! Ma no!